Lei si era perso nei corridoi. Professore, possiamo allora iniziare finalmente l'interrogazione. Ecco, legge e commenta l'introduzione alla profezia del cacciaguida. La contingenza che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, se non come dal viso in che si specchia, nave che per torrente giù discende. È sufficiente, interpreta queste due terzine. Dunque la contingenza sarebbe il corso degli eventi contingenti, che sono propri del mondo materiale e terrestre. Questa contingenza è tutta presente, dipinta appunto, nella mente di Dio. Ecco, esattamente a Betero. Ci sta fumando. E tuttavia, da questa prescienza divina, il corso degli eventi contingenti non prende carattere di necessità, come una nave, appunto, che, discendendo la corrente di un fiume, non deriva la necessità del suo movimento dallo sguardo dell'osservatore che la contempla. Bene, a quale teoria qui si riferisce Dante in questi versi? Alla teoria del libero arbitrio. Lei dà delle risposte logiche, ineccepibili, però il tono, anzi il monotono, che poi è un po' monotono, con cui risponde mi lascia un po' perplesso, cioè come se a lei Dante interessasse poco o nulla. Quanto basta per passare l'esame? Questa sua serietà mi pare che appartenga ideologicamente anche a certi giovani, per esempio, di Comunione e Liberazione. È il suo caso? No, non sono di Comunione e Liberazione. Si è offeso? No, affatto. Non so, è pacifista? No. Ecologista? No. Ha paura della bomba? Non in particolare. Allora è marxista? No, mi dispiace. Pazienza, si può anche sopravvivere senza essere marxista. Ecco, professoressa Paratta, vogliamo allora passare a fare qualche domanda di greco? Va bene. Vogliamo leggere un brano dell'Antigone? Sì. Apriamo a pagina 344 e leggiamo i primi quattro versi a partire dal verso 1339. Ago itam mata ion andre kodon. Oso pais et tu recon kate kanon. Se tau tando moi mele osu deco. Prospoteronido paclito pantagano. La metrica direi va bene. Molto bene. Adesso sentiamo la traduzione. Oh, portatelo via, questo povero folle. Io che t'ho ucciso, figlio, e non volevo. E ho ucciso anche te, che mi stai qui davanti, donna mia. Ancora una domanda. E secondo te, in questo contrasto drammatico tra Antigone e Creonte, quale posizione si configura? Beh, fondamentalmente si scontrano in tutta la loro diversità le posizioni di chi si fa difensore delle leggi umane, svincolate dalle leggi non scritte delle divinità, Antigone, e di chi invece onora le leggi degli dèi e dei padri, ne fa il fondamento della propria esistenza e vita sociale, Creonte.